Ultimamente non ho trattato molte granate, ma questa merita veramente di essere trattata. Guardate quanti danni che fa su uno scudo. Fatemi levare lo scudo, così potrete vederlo ancora meglio. È una delle poche granate in Borderlands 3 che effettivamente fa danno, e ne fa anche tanto. Ha un nome lunghissimo. Si chiama Granata Miracolosa della Dottoressa Ina. Aiuto. Ed è fenomenale. Il suo effetto è relativamente semplice. Quando la lanciate vedete che va a rimbalzare, creando queste pozzanghere incendiarie che fanno tantissimo danno, quasi al pari dell'Ember Spurge. Queste pozzanghere incendiarie appariranno a ogni rimbalzo della granata, che esploderà solo 2 secondi dopo il primo impatto, quindi se in discesa potrete fare tantissime pozze, e queste pozze durano 3 secondi. Vedete che sono veramente una cosa assurda. Il danno è fenomenale. Purtroppo non mi sono apparsi dei consacrati, quindi non posso mostrarvi il danno vero e proprio su di loro, ma lo state vedendo anche così, è qualcosa di assurdo. Ed è proprio il motivo per cui ve lo mostrate. Inoltre anche il modello della granata è abbastanza unico, diciamo. Magari senza i soliti bug grafici di Borderlands 3, mi farebbe molto piacere. Sembra infatti una delle cure classiche che ci vanno a fare recuperare vita. Anche se questa è meglio non usarla per curarsi. Vediamo contro lo Zelota duro. Guardate, metà vita con una granata. Praticamente ci saranno forse 2 granate o 3 che possono fare un danno del genere in tutto il gioco. Wow. Ed è unica, non è neanche leggendaria. Se la volete ottenere, e spero di sì, dovrete andare nel DLC 3 di Borderlands 3 e completare la missione Miracle Elixir Fixer nelle Blast Plains su Gehenna. Guardate il danno al consacrato. È una granata e non è nemmeno leggendaria. Guardate che roba, il danno delle pozzanghere si stacca anche. Quindi se ci sono più pozzanghere in un punto, faranno più danni. E vi vanno anche a curare nel caso siete amara, perché contano come danni elementali invece che danni da granata. Letteralmente tutte le granate dovrebbero essere come questa, purtroppo non lo sono. Ma wow.